L'ente Fiera del Levante, Federunacuma, hanno incontrato gli ambasciatori africani per rilanciare il mercato dei mezzi meccanici e delle attrezzature nell'area mediterranea, partendo proprio dalla Puglia, l'unica regione italiana in ripresa. Vediamo. AgriLevante è una vetrina da sfruttare per rilanciare il settore, la presenza di numerosi operatori esteri e l'incontro con gli ambasciatori dell'Africa subsahariana dimostrano come questa fiera organizzata da Ente Fiera del Levante e Federunacoma sia un progetto vincente e come meriti di essere portato avanti negli anni futuri. Gli organizzatori sono convinti che rafforzando il rapporto con l'estero, così come detto nel corso del summit di AgriLevante, il mercato pugliese sarà in grado di continuare a sostenere quello italiano. Noi ci teniamo a far vedere le potenzialità della fiera. Oggi, per una fortunata coincidenza, la loro visita coincide con AgriLevante, possono vedere quanto sia magnifica la nostra fiera, quanto sia magnifica la produzione, italiana e quanto abbia da dire la Puglia nel campo della meccatronica e anche dell'ospitalità di grandi eventi, di grandi fiere, anche internazionali, dirette a un pubblico commerciale come AgriLevante. Se da un lato infatti ai segnali positivi che giungono dagli altri paesi dell'area mediterranea fa da contrappeso purtroppo il cattivo andamento del mercato italiano che registra da 5 anni a questa parte una riduzione costante delle vendite di mezzi meccanici e di attrezzature e che si prevede segnerà a fine anno un nuovo minimo storico dopo quello del 2012, dall'altra parte la Puglia è in controtendenza, una delle pochissime regioni a registrare incrementi consistenti per le trattrici oltre che per le mieti. Tre Beatrici. Dopo aver sofferto al pari delle altre regioni italiane, la Puglia mostra una ripresa degli investimenti nella meccanizzazione nel corso del 2013, segnando nel periodo gennaio-settembre 2013 un incremento medio pari al 22%, con percentuali ancora più marcate nelle province di Bari, più 26,7%, di Brindisi, più 29,8%, di Taranto, più 41,1% e di Barletta, Andria e Triani, più 47,6%. Abbiamo iniziato un percorso, grazie al Ministro degli Affari Esteri, per far capire che esiste un sistema di relazioni tra soggetti diversi, un organismo internazionale, Federunacoma, la Fiera del Levante, per dimostrare una serie di capacità, di competenze, perché il tema del futuro è come adattare la conoscenza ai bisogni dei paesi e quindi abbiamo ascoltato gli ambasciatori, ascolteremo le loro esigenze perché vogliamo in questo percorso identificare quelli che sono i migliori risultati che noi possiamo offrire a un continente, l'Africa, quindi si tratta di un obiettivo ambizioso. Noi siamo certi di riuscirci perché la prima cosa da fare quando si tratta di bisogna affrontare un problema è l'ascolto, quindi ascoltare significa capirne le esigenze e poi a chi produce tecnologie, in questo caso Federunacom, ecco perché questa magnifica occasione di avere AgriLevante qui in questo periodo e poter mostrare direttamente quello che noi possiamo fare. Io ho detto sempre che le fiere e la Fiera del Levante in particolare deve essere il luogo dove si discutono i problemi e si mostrano le soluzioni. Ecco, in questo caso forse siamo riusciti a cogliere questo obiettivo e soprattutto questo obiettivo lo cogliamo nel momento in cui ci apriamo agli altri, ci apriamo al mondo. E quindi ecco perché con il Ministro degli Esteri, con la mia organizzazione abbiamo offerto a questo territorio questa magnifica occasione da non perdere, come tante altre occasioni le offriremo nel futuro.